Si è conclusa qui, in modo drammatico, in questo appartamento di una vecchia corte di Besate, provincia di Milano, la vicenda umana di Luigi Epina, coniugi cinquantenni. Li ha trovati stamane senza vita un operaio mandato dal padrone di casa per alcuni lavori di ristrutturazione, perché sul loro appartamento di via Matteotti 50, trovato in condizioni igieniche che lasciavano a desiderare, pendeva uno sfratto esecutivo imminente, che forse ha peggiorato la situazione sociale ed economica della coppia, già nota ai servizi sociali del comune di Besate. Lui, da tempo disoccupato, pativa problemi di alcol. Lei scontava un disagio psichico e forse dalla somma dei problemi economici e sociali e con la notizia dello sfratto è nato il folle gesto. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Abbiategrasso che indagano sul caso, il marito avrebbe strangolato la moglie per poi togliersi la vita. Nulla, spiegano i vicini di casa, faceva presagire questo drammatico esito, né la difficile situazione dei due, che tutti definiscono brave persone. Era una brava donna, una brava ragazza. Tutte le volte che incontravo, Giuseppe, stai bene? Sì, sto bene io. Sempre, sempre. Nel paese, scosso da quanto accaduto, si è subito avviata la macchina della solidarietà, della misericordia e della vicinanza alla famiglia, con piccoli grandi gesti, soprattutto per ricordare Pina, molto conosciuta da tutti. Ieri mattina era qua lei, sempre scherzando così con noi e basta. Non parlava mai dei suoi problemi. Per questo siamo rimasti colpiti, perché non sapevamo che problema che avevano dentro in casa loro. E che cosa state organizzando per il funerale? Almeno una colletta per lei, per i fiori.